Buonasera a tutti, ciao, come state? Datemi il solito tempo di latenza fra la allora, un appaio? Ci siamo? Eccoci, ci siamo. Serata numero 37, ragazzi, cioè ormai potremmo anche pensare che stiamo per finire, eh? Cosa dite? Eh? Pensavo che un bel finale a 40 poteva anche avere il suo perché in qualche modo. Vabbè, adesso ci pensiamo. Tra l'altro nei prossimi giorni ci sono anche diversi appuntamenti che vanno celebrati. Uno fra tutti, il compleanno di Bono domenica, che compie 60 anni, quindi sappiate già che domenica sarà appena monotematica, cosa volete che vi dica, ok? Quindi, facciamo il primo brindisino, vedo che iniziate già a essere in tanti, il fan club, un pochino ci siamo, ma no, continua fino a 100, sì. Per cui... No, il senso di queste sonatine qua era appunto quello di stare insieme durante la quarantena, ok? Di passare un'oretta, non è un concerto vero e proprio, perché vi ho detto che non... niente finale finché non si può fare il concerto ora, ecco. Allora arriva a 60 anche tu, va bene, arriva a 60 domenica come Bono, va bene. 100, va bene, dai. Allora, direi che appunto il senso non è un concerto, ce lo siamo detti, quindi stasera ho maschiato un pochino... cose anche un po' strane, c'è molto anni 80 stasera, ve lo dico, vabbè non ve le dico, vi dico, vi lascio dopo le sorprese. Partiamo con il pezzo tamarro degli anni 80 con un Miguel Bosé dannata. Bravi ragazzi siamo amici miei. Ragazzi, Miguel Bosé nel 1980 qualcosa, tanti anni fa, vediamo cosa abbiamo, ok, allora,
Qua invece abbiamo una cavalcata vendittiana. Se vi piace, se vi gusta, se no potete andarvi a aprire la birrina anche voi. Fra l'altro, guarda, ne parliamo dopo del sondaggio Elvis.
Venditti dal 1900, boh, chi lo sa, 50, 60, no scherzo, più, fine anni 70, inizio 80. Il Mina era in terza media, quindi chissà la sua età, ma non gliela si può chiedere, può fare i conti. Allora, dicevamo, andando avanti, dopo questo, vi ho detto che stasera siamo un po' 80s, eh? Siamo 80s e allora accogliendo anche un po' di richieste che mi avete fatto in questi giorni, c'è qualche pezzo che, un paio di doppiette anche carine, secondo me. Se non lo sono per voi potete sempre andarvi a prendere una bella birra e via. Ah, ragazzi, ci saranno troppi barre qua, c'ho, adesso anche, se mi parte anche l'altro polso, altro che 40, mettiamo subito, mi travesto da Elvis stasera. A proposito di Elvis, allora, c'è questa cosa che è nata l'altra sera nel momento in cui ho fatto quei 3-4 pezzi accennati di Elvis, del vestito da Elvis, l'ultima diretta, una diretta monotematica, solo Elvis vestito da Elvis. Quindi ho lanciato il sondaggio, trovate le 4 foto su cosa, su quale, cioè Elvis non è che è Elvis, Elvis è Elvis, ok, però ci sono tanti tipi di vestiti che ha portato, frange, mica frange, vestito bianco, vestito d'oro, quindi ci sono 4 foto, scegliete, poi dopo faremo anche un po' in base a quello che si trova, eh? Senza tutte le tastierone, questa faceva un po' fatica effettivamente, però richieste anni 80 ci sta. E adesso, se vi ricordate gli Europe, vi ricorderete che nello stesso disco c'era anche un super lentone. When lights go down, I see no reason for you to cry. We've been through this before, in every time, in every season. God knows I've tried. So please don't ask for more. Can you see in my eyes? This might be our last.
Ragazzi, tanta roba, anni 80, non ce la faccio, quanti ricordi, come dico Nando, Giovanni e Giacomo, e la miseria, ragazzi, c'è un sacco di commenti, non ho mica visto niente. Allora, andiamo avanti con la nostra scaletta. Allora, anche questa proviene dagli anni 80, anche questa è una richiesta. E eccoci qua, vi ricordate Black? Una canzone, probabilmente l'unica che ha fatto i singoli famosi, una canzone che ha ripreso anche Zucchero Tamarro, che, vabbè, Tamarro no, Zucchero tanta roba, però Tamarro, che sapete la polemica dei giorni scorsi con le cover in italiano. Immagino sia Nick Cannon, non lo so,
Scusate, sto andando giù di voce, è un casino. Andiamo alla medicina. Allora, vediamo cosa abbiamo dopo Wonderful Life. Oh, là! Qua abbiamo una canzone italiana che mi è stata chiesta l'altra sera, durante la diretta. E allora... Patch Shop Boys, non ci ho pensato. Anche una volta dal vivo, come può testimoniare uno dei presenti, in un concerto che era alla festa della Polenta e della Ginena di Cella di Noceto, dove per tre volte durante il concerto si staccò la luce perché praticamente l'impianto del Rouge era troppo potente per l'impianto che avevano loro, quindi saltava la luce, si fermava, e lui è sempre un gran professionista, ha fatto anche un pezzo quasi in acustico, perché va avanti, è un grande. E dopo era andato, l'angolo dell'aneddoto, lo sapete, intanto così mi riposo un attimo, era andato da lui a farmi autografare il singolo proprio di questa canzone, prima di Sara io, ho guardato e fa, è originale, no, io non riesco a fare, mi è sempre Guccini, è originale nel senso che
intanto c'erano ancora i CD, ma c'erano i CD piratati, adesso non ci sono proprio neanche più i CD, quindi ok. Allora, non ho guardato nulla dei commenti, ragazzi, stasera sono andato avanti. Vedo che ce n'è un botto, li leggerò dopo, dai. Allora, questa è una richiesta e la provo a fare anche se appunto non è proprio mia, però grande cono maxicono. Che orecchio intendo. Ufficiale a concerto. Allora chiariamo, non è che sono sempre vestito così dall'inizio della quarantena, ho più maglie nere, più camicie di jeans e le lavo frequentemente, ma l'abbigliamento poi rimane sempre, vedete anche dalle sfumature, a volte ci sono quelle più chiare, più scure, il colletto, i bottoncini, quindi non sono uno zozzone, dai, almeno quello. Adesso abbiamo un'altra doppietta che viene dalle richieste. Ah, ce n'era un'altra che mi sono scordato. Dove è finita quella lì? Ne sono scordata una, porco cane, ragazzi. No, com'è? Questa qui era la chicca della serata. Fichi. Niente, mi date due secondi che la cerco, perché ce l'avevo, cioè. Ragazzi, questa era la chicca, era fatta prima del finale.
scusate, perché non so come sia possibile che sia scappata. Vabbè ragazzi, bomba non bomba. Se qualcuno vuole raccontare una barzelletta intanto, o fare pubblicità del concorso dei vestiti di Elvis, scherzo ragazzi, mi vergognerò come un animale quando si va a fare quella roba lì. No, per gli animali si vergognano a fare, non lo so. Allora, com'è possibile ragazzi, non ci sono più. Niente, avevo preparato questa chicca, ve ne faccio solo un accenno perché perché non c'è più, porco cane. Sì, vabbè, niente, lo share come va qua? Mi state paparazzando o... Allora, dov'è? Ah, eccoci, forse ci siamo. Non so se ce la possiamo fare stasera. Era la chicca della serata questa. Che fra l'altro appunto era un avventurarsi in territori assolutamente non miei per tipo di musica e per anche, come dire, spessore musicale. Però, visto che ci sono notizie che lo riguardano, in questa non potevo esimermi. E quindi arrivo subito, datemi un secondo e ci sono. Santa Lò, lo share regge, i fan ci sono. Allora, eccoci. Allora, ci siete per la tamarrata della serata? Dal momento che è di Parma, o meglio, nato a Catania ma trapiantato a Parma, e ieri c'è stato un annuncio che aspetta il nono figlio, facciamo un omaggio a quanti congiunti, ragazzi, a Mariglione. Take me down and let me down. Run, and forget the tears that I've cried. It's
questo era un omaggio al nostro Marione Biondi e all'annuncio del suo nono figlio in arrivo. Mamma mia. Adesso invece torniamo un po' indietro nel tempo e andiamo a... Mi sembrava che mancasse qualcosa, ne ho preparate 10 perché ne erano... perché me ne venivano scritte 9. Solo con il giubbotto di pelle a pelo, sì. Con la buzza dei fuochi. Io c'ho la buzza, lui no, lo so, lui anzi. L'ho visto pochi anni fa, ma era una roba... E per finire, direi che possiamo finire decisamente con una canzone loro, sempre. Words are meaningless and forbidden.
Oh, stasera è la tosta, ragazzi. Cosa devo dirvi? Un salutone. Stay safe, stay at home, dream of love, that's the time. Un bacione a tutti e a domani. Ciao.